Serie C TV ospitato sulla piattaforma Eleven Sport. Buonasera ad Alfredo Ghionna che vi parla dallo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana. Settima giornata di andata del girone meridionale della Serie C, di fronte Virtus Francavilla è potente, è pronta a ricevere il passaggio in avanti. Palla in mezzo, attenzione, non c'è nulla, dice il direttore di gara, era terminato a terra. Di rigore, no, è stato assegnato, abbastanza netto, infatti c'era sembrato abbastanza netto il fallo. Calcio di rigore assegnato dal direttore di gara, avevamo detto, non ci sono state neanche proteste da parte dei giocatori del Potenza, pertanto calcio di rigore in favore della Virtus Francavilla. Sulla palla c'è Nunzella, parte lui, il tiro e la parata, poi è Kuban, non ci arriva sulla corta di somma. Boldor, giocatore rumeno, ha un controllo difettoso, tant'è che perde la sfera, la recupera Di Cosmo che può mettere palla in mezzo per Ekuban, Ekuban sbaglia clamorosamente da due passi, Ekuban per lui in questa stagione proprio mercoledì contro il Teramo. Parte la sua battuta e il gol, questa volta il gol c'è, 1-0 per il Potenza, esulta la panchina potentina. La parabola davvero imprendibile di Pietro Cianci che con questo gol. Parte la battuta di Franco, viene murata forse con le mani da Zampa che, attenzione, era già ammonito e viene espulso. Attenzione, momento topico del match al 32esimo del primo tempo. Il Potenza rimane in 10 uomini per l'espulsione di... Cambia per Castorani, il quale mette palla in mezzo, attenzione per Mastro Pietro che viene anticipato. Attacco vivo ancora della Virtus, il cross e Kuban, palla indietro per Nunzella, Franco, conclusione murata, ancora Nunzella, il tiro e il gol del pareggio del capitano Nunzella al minuto numero 11 del secondo tempo. Lo avevamo detto. Agnametri, Franco scarica su Delvino sulla destra, ancora Franco che può mettere palla in mezzo, lo fa, la palla che scivola e poi c'è il gol del 2-1 di Federico Mastropietro, il giocatore nato a Taranto che porta in vantaggio la Virtus Francavilla al minuto numero 17. Ribaltata la situazione pertanto qui al Giovanni Paolo II e finisce qui, triplice fischio finale del direttore di gara che sancisce la prima vittoria stagionale.